C'è un luogo all'interno della cattedrale di Materica che è rimasto particolarmente legato all'origine antica della chiesa. Infatti, gran parte della struttura è stata completamente rifatta, anche secondo gusti un po' desueti e anomali, tra il 1924 e il 1927. Ma c'è un luogo in particolare che conserva la storia della fede matricese. È la cappella della Madonna di Loreto. Se questa cappella si è salvata è perché la competenza, o meglio, la proprietà, in comodato d'uso era del comune di Materica, che appunto espresse la propria contrarietà ad una trasformazione dell'edificio che gli apparteneva da sempre. La cappella della Madonna di Loreto è legata infatti al comune di Materica da secoli immemori, diciamo. Oh, perché la Madonna di Loreto è copatrona della città di Materica. La sua immagine, è presente anche nell'antica sede municipale, il Palazzo del Governo. È presente anche nel municipio del 1856, che vediamo in piazza Enrico Mattei, e era presente su tutte le porte, cittadine. Ora questa, cappella aveva quindi, un'importanza, rilevante all'interno della chiesa madre, la chiesa collegiata, poi diventata cattedrale. E sappiamo che la sua esistenza, quantomeno, attestata fin dal 1622. Nel 1656 la struttura venne, ricostruita o quantomeno, rifondata, non è ben chiaro dai documenti, sempre a spese del comune, che collocò sull'altare centrale un'immagine della Madonna di Loreto che era stata realizzata per conto del ricco e nobile Flaminio Razzanti. Di quella cappella resta ben poco, forse la parte d'ingresso o le dimensioni che in qualche maniera richiamano quelle della Santa Casa di Loreto, 4 metri di larghezza per 6 metri e 60 di lunghezza, ovvero 2/3 della lunghezza della Santa Casa. Il resto purtroppo venne trasformato, prima grazie a un'opera dell'architetto Carlo Cambi tra il 1664 e il 1674, che diede una forma barocca, successivamente a causa di un crollo del soffitto. Era il 1774. C'erano stati terremoti importanti in quel secolo e non mancavano purtroppo anche infiltrazioni dell'acqua che distrusse tutta la parte superiore di quella che allora doveva essere un cielo di stelle che purtroppo è andato perso. Immagini della Madonna di Loreto ne abbiamo tantissime a Materica, come ce n'erano tante lungo il percorso lauretano,
era un po' come oggi potrebbe essere il Cammino di Santiago, trovando le immagini che al pellegrino servono per indicargli la strada, la direzione è giusta, puoi fermarti in questa chiesa, puoi fermarti a pregare, puoi addirittura dormirci come accadeva un tempo per i pellegrini. L'immagine che vediamo oggi sull'altare non è quella originale, appunto, che era stata realizzata da Razzanti, per il conto del Razzanti alla fine del 500, ma probabilmente agli inizi del 600. Questa è una Madonna che proviene dalla chiesa di Sant'Agostino, una chiesa bellissima, purtroppo chiusa anch'essa dal terremoto, ma quella che si trovava qui fino all'arrivo dei francesi in età napoleonica era una Madonna che era stata realizzata nel 1697, circa 40 anni dopo quella ricostruzione che c'era stata della cappella per conto del comune di Matelica. Doveva essere bellissima, da quella che è la descrizione di questa Madonna, tutta dorata, arricchita ulteriormente rispetto a quella originale del Razzanti. D'altra parte la cappella assumeva delle forme molto molto particolari, perché il 1656 era stato un anno effervescente a livello della fede. C'era stata la conversione qualche mese prima di un personaggio di grande importanza per l'epoca, Cristina di Svezia. Aveva abbandonato la corona della sua terra in Scandinavia, era venuta a Loreto, si era convertita al cattolicesimo e viveva a Roma. Qualche mese dopo a Napoli era scoppiata la peste bubbonica, un'epidemia tremenda che aveva colpito tutto il paese, tutta l'Italia, e Papa Alessandro VII Chigi volle che in quell'anno venisse proclamato un giubileo straordinario, tenendo tutti quanti comunque a distanza, evitando le processioni, evitando gli assembramenti anche all'epoca, realizzò questo giubileo quasi lockdown, se vogliamo. Vennero realizzate per quell'occasione tante chiese dedicate appunto alla Madonna di Loreto. Il comune di Matelica investì anch'esso insomma parecchio per questa struttura, e quello che ne doveva essere il profilo lo possiamo solo immaginare dalle immagini che restano dei due profeti che annunciarono la nascita del Cristo, Isaia, ecce virgo concipiet, e a fianco Amos col suo cane pastore, che ha la visione della Vergine Maria che porta in grembo il Redentore, e dalla parte opposta invece l'Antico Testamento, Mosè, con l'antica legge che verrà poi trasformata dalla legge del Cristo, e soprattutto il suo primo Fiat, che ricorda quello che successivamente darà la Vergine all'angelo Gabriele. A fianco David, il re, il salmista, il cantore del Signore, che ha a terra la testa di Golia, la spada del re, ma anche l'arpa appunto del musico. E lui è in qualche modo l'antenato di Gesù. Quindi ecco che si confrontano quelli che sono rimasti gli unici due dipinti della cappella originale, la fuga in Egitto della Vergine, proprio a fianco a Mosè, che quindi lo ricollega all'Esodo, e dall'altra invece l'adorazione da parte dei pastori, e a fianco appunto Amos, il pastore. Il soffitto invece è totalmente cambiato, è stato trasformato quando nel 1774, anziché lasciare i dipinti che erano andati rovinati dall'acqua e dai crolli, vennero inserite delle parole, la dedica alla Madonna, il ricordo come Matelica sia stata protetta dalla Vergine Lauretana in tante occasioni, a cominciare da quel 1656, quando appunto scoppiò la peste bubbonica. Matelica ha un legame quindi lunghissimo con la
Santa Casa, e attraverso questa magnifica cappella, che poi è stata trasformata nel corso del tempo, ma non ha perso la suggestività e l'importanza del messaggio che ancora oggi riesce a trasmettere, è riuscita a dare continuità all'amore verso la Madonna di Loreto e al tempo stesso a concepire una storia che parte da lontano e arriva fino ai giorni nostri. Tanto è il legame di Matelica con la Madonna di Loreto che addirittura uno dei più insigni personaggi del Novecento, oggi al centro delle cronache religiose perché è in corso la sua causa di beatificazione, Monsignor Ercolano Marini, arcivescovo di Amalfi, volle per la Chiesa Collegiata un'immagine molto particolare, un mosaico che venne realizzato da un celebre artista dell'epoca, Federico Piergentili, e venne realizzato nel 1945, al termine di quella che era stata la tremenda Seconda Guerra Mondiale. E in questo mosaico, molto grande e bello, posto proprio a fianco alla cappella, volle affidare non solo le sorti future di Matelica, ma anche quelle dell'Italia. E qui è visibile appunto l'immagine di due angeli che, secondo la tradizione, portano la Santa Casa in volo con la Madonna, il bambino, e sotto c'è appunto lo stemma dell'arcivescovo di Amalfi e appunto la sua dedica come Ercolanus Marini Archiepiscopus Amalfitanus, anno Domini 1945. L'ultimo importante monumento realizzato dal nostro insigne prelato, che lasciò questa traccia prima della sua morte, avvenuta nel 1950, e che dedicò alla sua amata Matelica.